La Sicilia, una magia che si rinnova da millenni e che lascia incantati tutti i visitatori dell'isola più grande e famosa del Mediterraneo. Gli ospiti scelgono Villa Igiea per questa location, per questo periodo confronto tra il fascino della storia, la cultura e la massima qualità della stessa. Il tutto porto, in latino Panormus, da cui prende il nome, domina la città e la rende inconfondibile. Come altri luoghi della Sicilia, Palermo è la stratificazione di tutte le civiltà che si sono succedute, dai Fenici ai Romani, ai Bizantini, agli Arabi, ai Normanni, agli Spagnoli, sino a quella di un'Italia finalmente unificata. Ho il piacere di dare il benvenuto con un flute di champagne ai nostri due clienti abituali, che vengono dalla Svezia. Appena sopra il porticciolo di Acqua Santa, protetta dal Monte Pellegrino, il promontorio più bello del mondo, come lo chiamava Goethe, sorge da oltre un secolo un hotel già famoso ancor prima di essere terminato. Questo è Villa Igiea. Ci troviamo in un parco secolare. Alcune piante risalgono addirittura al 1892. Alcune autoctone, alcune donazioni delle famiglie reali alla famiglia Florio. Questa è la location che rende ideale Villa Igiea Grand Hotel. È alla fine dell'Ottocento che Palermo vive un momento di eccezionale splendore, quando diventa una delle culle internazionali della Belle Époque. La ricchissima famiglia Florio diventa il motore di un rinnovamento conosciuto come la Primavera Siciliana. I Florio lasciano una traccia indelebile, legata soprattutto allo stile emergente, l'Art Nouveau. Per accogliere il gotha mondiale dell'epoca, Palermo ha bisogno di un nuovo grand hotel, che viene chiamato Villa Igiea, dal nome greco della dea della salute. A realizzarlo è chiamato l'architetto Ernesto Basile, che realizza un sorprendente scenografico complesso Liberty. La sala Basile è stata commissionata da Ignazio Florio all'architetto Ernesto Basile. Ernesto Basile è uno dei famosi architetti della Belle Époque che ha fatto il Liberty su Palermo e sulla Sicilia. Se Ignazio Florio Junior è il motore imprenditoriale di un cambiamento epocale, è la sua consorte ad incarnarne il simbolo. Bella, elegante e sofisticata come nel ritratto di Giovanni Boldini, per il Kaiser Guglielmo II è la stella d'Italia e per D'Annunzio l'unica. È lei l'animatrice di una mondanità internazionale prestigiosa e colta. I suoi gioielli e i suoi abiti sono stati il riferimento di tutta la noblesse europea per i quasi 30 anni della Belle Époque. È donna franca a ricevere tutti i membri delle case reali europee, i magnati dell'industria, i letterati e gli artisti. È lei a mostrare ai visitatori di riguardo il nuovo volto della città e le sue meraviglie, come il nuovo Teatro Massimo o la splendida cattedrale, dove riposano i resti di Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero. E Franca Florio a incarnare il volto più vero della Sicilia, un fascino e una dignità che sopravvivono ad ogni decadenza. La sala Belle Époque è ancora un altro gioiello di questa bellissima casa che è Villa Igiea. È la grande sala che anche Ernesto Basile ha disegnato per Ignazio Florio. E la sala Belle Époque viene usata per grande manifestazione, per manifestazione molto importante, per delle location molto di grande pregio, di valore. Nella voluttuosa bellezza Liberty della sala Belle Époque hanno volteggiato maestà imperiali come Giorgio V d'Inghilterra o lo zar Nicola II, e quindi la nuova noblesse del mondo del cinema, tra i quali l'intero cast del film che è la quintessenza siciliana, Il Gatto Pardo, con gli indimenticabili Cardinale, Lancaster e Delon. Villa Igiea ha 124 camere distribuite su tre livelli, suddivise in deluxe room, junior suite e suite. Per quanto riguarda i prezzi, il range varia da 500 euro fino a 3.000 euro per notte. Nel
Negli splendidi ambienti della villa, nelle prestigiose suite, nei giardini profumati, aleggia l'aura delle straordinarie personalità che vi hanno soggiornato dalla Belle Époque ai giorni nostri. Ma è sempre possibile vivere la propria esperienza, altrettanto unica e indimenticabile quanto quella di Sophia Loren, Gloria Swanson, Paul Newman o Gore Vidal. Andiamo a elaborare un piatto della nostra tradizione siciliana. Noi utilizziamo i tre tagli di tonno principale, che sono il nodino, il filetto e la pancia del tonno, per appunto dare un percorso con delle gustazioni diverse. Questo è il nostro percorso di tonno. Dalle tentazioni della cucina al fascino delle architetture liberty e del paesaggio circostante, un soggiorno a Villa Igiea è un viaggio in una bellezza senza tempo.